E ne ha la facoltà. Prego, senatore Adolfo. Sì, grazie Presidente. Io sono stupito, per qualche verso ammiro il trionfalismo di chi mi ha preceduto, perché è l'esempio evidente di una realtà virtuale che è profondamente staccato da quella che purtroppo è la condizione in cui versano i nostri cittadini e le nostre imprese, il precipizio in cui rischiamo di appunto cadere come sistema paese. Ed è tanto questo evidente nel provvedimento in esame, che è del tutto inefficace. È un provvedimento proclama, sin dal suo inizio, conferenza stampa reddito unificata e 400 miliardi alle imprese, che anche in quest'Aula poco fa è stato ripetuto, come se ripetere una cosa significasse avvalorarla. Purtroppo se si ripete il falso, si avvalora il falso. Le imprese si aspettano 400 miliardi, poi nel provvedimento a garanzia c'è poco più di un miliardo. Sono 400 miliardi di potenziali prestiti, di prestiti. E che il provvedimento sia del tutto inefficace lo dimostra anche, peraltro, il fatto stesso che solo una piccola parte del sistema produttivo, a fronte della drammaticità in essere, che chiunque senta un amico che produce gli viene riferito, solo una piccola parte del sistema produttivo ha richiesto di accedere a questi prestiti e solo una piccola parte di coloro che gli hanno richiesto li hanno ottenuti. E tanto è più evidente a questo se si confronta quello che è accaduto in queste settimane in Italia, che è il paese più colpito, con quello che è accaduto non in Germania, dove sono già state date 1.200 miliardi al sistema produttivo veri, denaro in gran parte vero, ma quello che è accaduto in Francia e Spagna con provvedimenti simili, laddove le imprese spagnole e francesi, forse perché il provvedimento era meglio confezionato, hanno già acceduto a quelle richieste e hanno chiesto i finanziamenti necessari. In Italia non è accaduto forse perché le imprese non credono di sopravvivere e quindi non vogliono ulteriormente indebitarsi, o non è accaduto forse perché il provvedimento aveva troppi lacci e lacciuoli, a cominciare dalla responsabilità legale delle banche, che ne ha rese più difficile l'attuazione? Non lo so, ma questa è la realtà e ce ne dispiace, perché noi guardiamo al sistema paese e siamo consapevoli, come dovreste essere voi, che se persino la Confindustria grida all'allarme sociale parlando di 1.200.000 disoccupati a settembre ed altri istituti di analisi parlano di 4.200.000 posti a rischio, dopo che ovviamente le imprese coperte dal provvedimento che ne impedisce giustamente il licenziamento ma a tempo, dovessero far fronte alle condizioni del mercato, che ci dicono che in Italia la produzione industriale è crollata del 30% e che il prodotto interno lordo crollerà perlomeno del 10%, secondo la Banca d'Italia del 13%, a condizione reale di mercato, quello che ci troveremo davanti tra poche settimane, con la rabbia che monterà per i 400 miliardi che non si vedono. E questo purtroppo è quello che sta accadendo anche rispetto alle aspettative, rispetto alle risorse europee. Sembra che in questo paese sia arrivata già, o stia arrivando con l'Europa, migliaia di miliardi. Di miliardi che tutti possono attingere, ma che nessuno vede. E che sono nella stragrande maggioranza dei prestiti, ulteriore indebitamento dello Stato italiano e delle imprese dei cittadini italiani. Se fate credere agli italiani che li state inondando di denaro e che l'Europa ci sta inondando di denaro, quando a settembre gli italiani si troveranno licenziati e gli esercizi commerciali e le imprese chiuderanno, cosa risponderete al Paese? Avete creato, state creando un'aspettativa talmente elevata a fronte di una realtà che non esiste.
Quando il recovery fund fu annunciato, io in una dichiarazione dissi, mi permessi di dire, che forse, se ci va bene, riceveremo a fondo perduto quest'anno 5 miliardi. E forse il saldo attivo degli 82 miliardi a fondo perduto per quello che noi dovremo dare come contribuente ammonterà al massimo a 25 miliardi. Mi ero sbagliato di un miliardo. Ieri il Corriere della Sera ha detto che non saranno 5 ma 4 miliardi e che il saldo attivo non sarà 25 ma 26 miliardi. Pensate un po'. Ma vi rendete conto di quello che avete creato nel sistema italiano come aspettativa a fronte della drammaticità delle situazioni e delle risposte che purtroppo tarderanno? Perché anche per quanto riguarda il recovery fund, che tutti noi auspichiamo, le risorse vere arriveranno fra 3 anni. Perché quest'anno saranno appena 5-4 miliardi, perché il prossimo anno forse saranno 18-20, e nel frattempo come sarà la situazione economica e sociale del Paese? Drammatica, drammatica. Io vi prego di smetterla con i decreti e bandiera, con gli annunci, le conferenze stampa, di smetterla col dire, per esempio anche ieri, e forse il Presidente Conte lo farà anche in queste ore, che chiede la collaborazione delle opposizioni e poi questo provvedimento. Quanti emendamenti abbiamo potuto discutere di questo provvedimento? In commissione e in quest'Aula. Come si fa a chiedere collaborazione a fronte della realtà che impedite al Parlamento di discutere e di migliorare il provvedimento? Vi porto un esempio e concludo, che è quello della Golden Power. Uno strumento che proprio noi di Fratelli d'Italia, il sottoscritto, ha reclamato presentando una proposta di legge il 5 marzo in questo Parlamento. L'estensione al settore bancario e assicurativo, chi ve l'ha chiesta? Noi ve l'abbiamo chiesta e per un mese l'abbiamo reclamata. E poi l'avete inserita. E l'estensione alle aziende europee, chi ve l'ha chiesta? Noi ve l'abbiamo chiesta perché noi siamo consapevoli, a differenza vostra, di qual è la situazione del Paese e di quali sono le minacce vere che incombono sul Paese. E voi l'avete realizzata in questo provvedimento dopo un mese, ma l'avete realizzata male. Male? Nell'emendamento che ho presentato e che non sarà possibile discutere, vi spiego perché è realizzata male. E infatti, mentre avete realizzato un provvedimento, a meno che non abbiate capito perché l'avete realizzato, mentre avete realizzato un provvedimento che estende la Golden Power a banche e assicurazione, c'è un'operazione in corso che muove dall'estero, che serve a realizzare una cosa che non si vede in nessuna parte d'Europa, cioè serve a prendere in mano il pacchetto di controllo del sistema bancario e assicurativo del Paese. Ma scusa, avete fatto un provvedimento che doveva essere uno scudo e nessuno di 5 Stelle dice una riga, fa una dichiarazione sul fatto che un fondo lussemburghese cerca di acquisire il pacchetto di controllo di Mediobanca e di conseguenza dell'assicurazione generali. Ma allora il provvedimento perché l'avete fatto? E anche se lo voleste applicare è inattuabile, così come l'avete confezionato, non ascoltate nemmeno. Perché è inattuabile? Perché il provvedimento ha una filosofia sbagliata, che è quella notificatoria, mentre sarebbe stato necessario un regime autorizzativo. Sarebbe stato necessario un regime preventivo, e meglio prevenire che curare. Anche perché intervenire dopo un eventuale consenso della Banca Centrale Europea è molto pericoloso a fronte di un'operazione di queste dimensioni. Sarebbe stato utile invece un regime autorizzatorio che consentisse al governo, ove lo volesse, di condurre le indagini e di dare delle indicazioni concrete ove si volesse accettare un'operazione di questo tipo e non semplicemente subirla, perché intervenire a valle è estremamente pericoloso se poteva essere fatto a monte. In più, perché il provvedimento si aggancia a un comma del decreto Calenda, il comma 7, che recita che il governo, ove volesse realizzare uno scudo della Golden Power su un soggetto intraeuropeo, dovrebbe valutare come criteri di decisione
che il soggetto agisce in combutta con uno Stato non democratico o in combutta con organizzazioni terroristiche. Ma quale soggetto europeo può agire mai in combutta con terrorismo internazionale? Era fatto per un'altra tipologia di intervento. Richiamarsi a quel criterio del comma 7 significa svuotare di senso e di possibilità di intervento lo Stato. Aggiungo che la differenza tra aziende europee e aziende extraeuropee è una differenza tale che rende difficile poter intervenire, perché il pacchetto di controllo in un settore finanziario e assicurativo, quando lo si opera? Quando si supera il 10% o il 30%? Era necessario invece equiparare, anche se in fase straordinaria e temporanea, come nel provvedimento, le aziende europee alle aziende extraeuropee, in modo tale che la discrezionalità di intervento, di valutazione, non fosse così cogente, tale da rendere difficile un intervento a valle dopo che a monte si è messa in campo un'operazione finanziaria di questo tipo. E mi stupisce che si stia zitti a fronte di quello che sta accadendo. Mi stupisce, e non mi chiedo se il silenzio sia frutto di incompetenza o di connivenza. La prego di concludere, grazie, bravissimo a raccogliere subito l'invito. Bene, a questo punto è iscritto a parlare...